mega promesso, ecco la guida all'acquisto degli acidi di The Ordinary, come utilizzarli, quale utilizzare, scopriamolo subito. Prima di parlare però degli acidi di The Ordinary, capiamo come vengono classificati gli acidi. Abbiamo gli acidi AHA, ovvero gli alfa idrossiacidi. Sono acidi solubili in acqua e funzionano bene sulla superficie cutanea per eliminare la pelle vecchia e donare maggiore luminosità. Gli alfa idrossiacidi agiscono rompendo delicatamente il collante che unisce le cellule morte della pelle. Quando si sciolgono questi legami, le cellule morte si staccano, portando in questo modo alla luce una pelle pulita, uniforme e con meno macchie. Inoltre, con un uso regolare degli AHA abbiamo un ispessimento dell'epidermide e una maggiore produzione di collagene, questo vuol dire meno rughe d'espressione. Gli alfa idrossiacidi poi migliorano l'azione dei prodotti applicati successivamente. Per esempio, se applichiamo una crema prima di applicare l'alfa idrossiacido, la crema rimarrà in superficie, sullo strato superficiale che appunto non è andato via grazie all'acido. Gli AHA possono attraversare questo strato facendo in modo che gli attivi contenuti all'interno della crema o all'interno di ciò che abbiamo applicato agiscano in profondità. Ma quali sono gli acidi alfa idrossiacidi più comuni e più reperibili sul commercio? Abbiamo il glicolico, il mandelico e il lattico. Gli alfa idrossiacidi inoltre sono adatti a tutti i tipi di pelle, in particolare a quelle secche. Poi abbiamo i BHA, ovvero i beta idrossiacidi. Sono solubili in olio ed è per questo motivo che riescono a penetrare all'interno dei pori, bloccandoli ed esplicando un'azione purificante. Agiscono molto in profondità e quindi sono capaci di regalare molta luminosità alla pelle. Il più famoso tra i BHA è l'acido salicilico, che è capace di contrastare i punti bianchi, i punti neri ed affinare i pori dilatati. Esplica un'azione antinfiammatoria e antibatterica ed è molto utile per le cicatrici post acne. Quindi è utile a levigare ma anche a schiarire le macchie molto scure. Gli acidi BHA, da come sicuramente avrete capito, sono indicati particolarmente per le pelli grasse o miste. In ultimo abbiamo i PHA, ovvero i poliidrossiacidi. Sono molto più delicati, rimangono in superficie ed è per questo che sono particolarmente indicati a chi ha la pelle particolarmente sensibile. Sono degli ottimi antiossidanti, antinfiammatori e depigmentanti, ma sono particolarmente indicati appunto per chi ha una pelle troppo sensibile. Un esempio è l'acido lattonico. Bene, ora che abbiamo indicato tutte le categorie a cui appartengono gli acidi, è ora di parlarvi di quelli di The Ordinary con cui io mi trovo decisamente bene. Partiamo subito. E partiamo subito dalla soluzione peeling AHA 30% più BHA 2%. Il peeling dal colore rosso sangue più famoso del web, con all'interno il 30% di alfa idrossiacidi, glicolico, lattico, tartarico e citrico, il 2% di idrossiacido, acido salicilico, questa maschera mi ha provocato un po' di irritazione. E sì, durante i giorni successivi alla sua applicazione mi ha causato qualche brufoletto e irritazione su questa zona del viso. Niente di allarmante e di preoccupante, visto che i brufoletti sono spariti dopo un po', ma diciamo che non lo consiglierei sicuramente a una ragazza con la pelle un po' più sensibile della mia. Nonostante questo piccolo inconveniente, pochi giorni dopo la sparizione di quei piccoli brufoletti che mi erano comparsi sulla guancia, la mia pelle è risultata rinata, particolarmente luminosa e veramente super levigata. Ottimo prodotto per illuminare e levigare la grana della pelle, sicuramente lo consiglio, ma attenzione, non dovete avere una pelle con particolari problemi o particolarmente sensibile. Ha un buon prezzo e quindi ve lo consiglio, ma con la giusta attenzione. Usatelo se davvero avete una grana molto spessa e irregolare. Sospensione di acido azelaico al 10%. È un prodotto molto ignorato, ma onestamente non ne capisco il motivo. L'acido azelaico funziona molto bene ed è molto efficace sulle cicatrici post acne, sulle macchie e su varie imperfezioni. Questo portentoso ingrediente appare inoltre utile per affinare la grana
idratante la pelle e uniformare l'incarnato. È adatto praticamente a tutti ed è privo di controindicazioni. È un esfoliante super delicato che va a sbloccare i pori e migliorare la struttura generale della pelle. Lascia la superficie liscia e levigata e offre ricchi benefici antiossidanti, quindi sì a chi ha una pelle sensibile e soffre di acne. Soluzione tonificante al 7% di acido glicolico. Ve lo confesso, tra tutti quelli che ho provato, questo è il mio preferito. L'acido glicolico è ricavato dalla canna da zucchero e ha una struttura molecolare che gli permette di andare ad agire e ridurre lo strato corneo, lo strato più superficiale della pelle, favorendo la rimozione delle cellule morte, ovvero lo strato di pelle ormai vecchia, responsabili dell'aspetto opaco, spento e macchiato. Io lo trovo ottimo per ammorbidire quei punti in cui ho maggiori punti neri. Lo applico per qualche giorno consecutivo, massimo 4 sere consecutive, dopodiché il giorno successivo faccio una pulizia del viso completa, quindi rimuovo meccanicamente i miei punti neri che vengono via veramente con molta facilità. Ottimo su tutti i tipi di pelle, ma secondo me sulle pelli miste e grasse ha una marcia in più. Acido lattico del 10% più HA, ovvero acido ialuronico. Benefici principali: pelle più soda e tonica, con conseguente riduzione delle linee sottili, rughe e lesioni di acne. Chi dovrebbe usarlo? In generale chi ha una pelle con tendenza acneica o particolarmente rugosa e seniscente. Io l'ho trovato un acido molto delicato, ideale da utilizzare anche tutti i giorni, ovviamente con le dovute accortezze. Se vedete che la pelle è troppo stressata, non utilizzatelo più, e per me si dovrebbe usare particolarmente sulle pelli più mature. The Ordinary offre questo acido in due soluzioni, al 10 e al 5%, sempre accompagnato dall'acido ialuronico. Acido mandelico 10% più HA. Cosa fa? Favorisce il rinnovamento cellulare, schiarisce le macchie del viso e della pelle, combatte acne e brufolette, contrasta le rughe e le irregolarità della pelle. L'acido mandelico secondo me è perfetto da utilizzare dopo il periodo estivo, questo perché riduce le macchie causate dal sole e cancella le imperfezioni, rendendo di nuovo l'incarnato luminoso e idratato. Ha benefici batteriostatici e sebostatici, per cui viene utilizzato su pelli con tendenza acneica. In ultimo abbiamo l'acido salicilico al 2% e penso sia quello più utilizzato ed apprezzato. Permette il turnover cellulare con un'esfoliazione che agisce sullo strato più superficiale dell'epidermide, non intacca le cellule sottostante e perfeziona la grana della pelle. È consigliato nel trattamento di pelli miste o grasse perché agisce sulle ghiandole sebacee, limitandone la produzione di sebo. Se soffri di piccoli brufoletti e impurità, è il trattamento giusto che fa per te. Purtroppo è sempre sold out perché ha una richiesta particolarmente elevata, anche io non sono riuscito ad accaparrarmelo né su Decem né su Douglas, però speriamo che ritorni presto. Prima di concludere questo video voglio fare una piccola precisazione che può sembrare banale, ma per qualcuna non lo è. L'acido ialuronico non è un acido, ok? L'acido ialuronico, anche se si chiama acido, non è un acido. Io penso di avervi detto tutto, se volete maggiori informazioni vi lascio il link giù che vi rimanda al mio blog plutone.eu. Se invece volete farmi qualche domanda in privato e non volete perdervi nessun aggiornamento della mia vita quotidiana e nessun consiglio di beauty, vi consiglio di aggiungermi su Instagram, mi trovate come plutone.eu. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video.